Dopo anni dal lancio dell'ultima Z, la 370 per l'esattezza, Nissan torna a puntare sulle coupé sportive. Una lunga attesa per gli appassionati del genere, che torna con una linea retro ed una potenza sopra le righe. Come da tradizione, sotto al cofano troviamo un V6 biturbo, che eroga fino a 400 cavalli e 475 Nm di coppia, ovviamente tutti sulla trazione posteriore per esaltare il divertimento di una vettura che da sempre viene amata dagli appassionati dei controsterzi. Legata alla tradizione anche nella scelta del cambio, dove non viene abbandonato il manuale a 6 marce, mentre per chi non vuole rinunciare alla comodità dei due pedali, Nissan Z è disponibile anche con automatico a 9 rapporti. I tecnici Nissan hanno poi lavorato su telaio e sospensioni per rendere questa nuova Z più rigida e precisa in curva, a tutto beneficio del piacere di guida, già ai massimi livelli nella 370Z. I dati parlano di una vettura con l'anima votata al divertimento, condita da un'estetica legata alla storia ma proiettata al futuro grazie a linee affusolate ed una nuova firma luminosa. In un periodo di transizione verso l'elettrico, Nissan ha ascoltato le richieste degli appassionati, proponendo una sportiva quasi senza concorrenti per divertimento e purezza di guida. Difficile sarà però vedere questa coupé in Europa, vista la scelta della casa giapponese di non importarla nel nostro continente.